Anteprima di Polifemo, l'occhio di Abate di venerdì 18 marzo, ore 21, Delta TV, canale 78 del digitale terrestre. Una puntata particolarmente ricca. Nella prima parte ci occuperemo dell'aeroporto di Grottaglie, dell'Arlotta e dei voli passeggeri negati. Siamo stati infatti a Grottaglie per il convegno Test Bed e abbiamo avuto modo di intervistare vari soggetti, a cominciare dal ministro per le infrastrutture e i trasporti Graziano Del Rio, l'amministratore unico di Aeroporti di Puglia Giuseppe Acerno e il sindaco di Grottaglie. Beh, non siamo stati affatto teneri nei loro confronti, abbiamo posto loro domande scomode e si è visto il loro nervosismo. Una seconda parte di Polifemo dedicata all'USB, la quale vuole affrontare delle problematiche, innanzitutto quelle sanitarie, quindi la situazione di Sanità Service, ma anche il ruolo dell'USB nell'ambito della polizia locale. Lo faremo con Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, con il consigliere regionale Mino Borracino, il quale si soffermerà appunto sul percorso che amministrativamente, politicamente sta seguendo, sta affrontando per risolvere questa problematica di Sanità Service e quindi della conferma della internalizzazione. Altri ospiti: Gianni Palazzo, coordinatore USB per quanto riguarda il comparto sanità. E dicevo, l'USB entra a pieno titolo, a pieno regime nell'ambito della polizia locale, con il quindi abbiamo il coordinatore dell'USB polizia locale, Angelo Ferrarese. Questo nella seconda parte, poi un'altra parte in cui noi vogliamo dare spazio alle diverse sensibilità, a persone, a imprenditori, ad associazioni, a uomini che hanno da dire la loro e che svolgono il proprio dovere con forza, con fermezza. E non vogliono che nessuno, che qualcuno possa mettere i piedi in testa al resto di altri, ad altri soggetti. Penso alla battaglia di Tiziano Ricci, imprenditore, il quale appunto ci dirà la sua circa i pericoli e le devastazioni che l'ampliamento di Auchan potrebbe comportare per i piccoli e medi imprenditori, piccoli e medi commercianti. E poi ancora una toccante vicenda sanitaria: un padre denuncia un fatto scandaloso alla propria figlia, si dice affetta da patologia invalidante dal punto di vista cerebrale, neurologico, le si dice per ristrettezze di bilancio potrei fare 2 mesi di riabilitazione sì e altri 2 mesi no. Povera ragazza, rimarrà cionca, scusate la volgarità, per 2 mesi senza fisioterapia. Questo è Polifemo, un open space che è dalla parte dei cittadini. E allora non vi resta che mettervi comodi davanti al televisore, telecomando in mano, canale 78 del digitale terrestre Delta TV. Polifemo, informazione libera della città. Buona visione.